prodotto della serie FIFA della medesima eSport. Quindi siamo di fronte a una serie di cambiamenti, per questo abbiamo chiamato di nuovo Pippo e ci fa molto piacere averlo di nuovo fra di noi e ti passo a te la parola molto volentieri, tra l'altro. Benissimo, il tema è estremamente complesso e richiama diversi aspetti. Io partirei dalla prima questione. Quanto è compatibile la Superlega? Quanto è sostenibile economicamente? Se diamo retta a chi l'ha promossa, si tratta dell'unica possibilità di sopravvivenza del calcio in Europa. E già questo ordine del discorso, un ordine del discorso che ci dà abbastanza l'idea di quanto di egocentrismo e di autoritarismo ci sia nella mentalità di chi ha promosso la Superlega. Ossia, la salute economico-finanziaria di pochissimi dovrebbe diventare la salute economico e finanziaria dell'intero movimento. Siamo nel pieno di un discorso spudoratamente neoliberale applicato al calcio. Di più, ora dobbiamo tirare fuori la terminologia un po' troppo accademica che rischia di far scappare i nostri contatti. E l'idea che la ricchezza prodotta da e per pochi poi scorra a beneficio di tutto il resto del movimento, è esattamente la teoria, la trickle down theory, cioè la teoria del gocciolamento dall'alto, che è una delle principali teorie economiche del neoconservatorismo e del neoliberalismo, ossia il principio per cui i ricchi si devono arricchire sempre di più perché grazie alla loro ricchezza una parte di quella ricchezza colerà giù verso le classi economicamente sottostanti. Bene, questo è l'ordine del discorso che ci è stato proposto dai fautori della Superlega, dai presidenti che nottetempo, fra un sabato e fra una domenica e un lunedì di aprile, decisero di fare la secessione, poi è andata a finire come è andata a finire, però aggiungo, non è ancora andata a finire, nel senso che sappiamo che ci sono tre soci recalcitranti che sono ancora organici a questa Superlega e stiamo parlando dei due soci spagnoli, ossia Real Madrid e Barcellona, e di un socio italiano che è la Juventus e che continua a essere parte di questa Superlega. Non sappiamo quale sarà il futuro, sappiamo però che l'idea di partenza è questa, un'idea di sostenibilità molto squilibrata e molto antidemocratica. Ed è un'idea di sostenibilità e compatibilità economica che si allinea perfettamente alla logica e alla filosofia dell'economia del debito. Perché facciamo un passo indietro. E guardiamo a quelli che sono i poteri politici ed economici costruiti nel calcio europeo, che significa poi nel calcio mondiale, perché se guardiamo al calcio dei club, dire il calcio europeo significa dire il calcio più ricco e più forte al mondo, maggiormente produttore di ricchezze, il più attrattivo, quello che porta nei propri campionati i migliori calciatori provenienti dagli altri continenti e tutto quello che ne consegue. Ebbene, il calcio europeo, a partire da un dato momento della sua storia, e quindi quello snodo che passa dal pronunciamento della sentenza Bosman, la fragilizzazione dell'UEFA, che sotto schiaffo del primo tentativo di Superlega, perché dobbiamo ricordare che la prima minaccia di Superlega arriva a fine anni 90, inizio anni 2000, per azione di un soggetto che si chiamava Media Partners e che era costituito da soggetti provenienti dalla galassia Fininvest. Questa è una cosa che non molti mi hanno raccontando. E in conseguenza di questo spauracchio, la UEFA, allora ribadisco fortemente indebolita dagli effetti della sentenza Bosman, dovette accettare di fretta e furia il ridisegno del format della Champions League. Per la prima volta avemmo una formula per cui le federazioni col maggiore ranking,
di risultati, potevano arrivare a schierare fino a quattro club nella fase a gironi della Champions League. Quindi la Champions League cominciava a essere qualcosa di antisportivo e di antimeritocratico, perché potevano arrivare a giocare la fase a gironi pure le quarte classificate dei maggiori campionati europei. Bene, lì abbiamo avuto già di fatto una Superlega e da quel momento in poi noi l'abbiamo già una Superlega che è la Champions League. E questa Champions League è un format che si basa esattamente sul debito, sull'economia del debito. Perché abbiamo un meccanismo per cui, a parte che vincono sempre gli stessi club provenienti sempre dagli stessi paesi, non si viene fuori da Germania, Inghilterra, Spagna e Italia fino a qualche anno fa, perché ormai è dal 2010 che un club italiano non vince più la Champions League. Però se facciamo conto dal 2000, cioè dal momento in cui parte questo format, vediamo che al di fuori di questi quattro paesi la Champions League non la vince nessuno. C'è stata solo un'eccezione data dal Porto nel 2004. Quindi abbiamo sempre gli stessi club che vincono, quasi sempre gli stessi club che accedono alla fase a gironi della Champions League. Quindi quasi sempre gli stessi club che accedono alle risorse economiche, che diventano sempre più ricchi e grazie alla ricchezza diventano sempre più forti sul campo, ammazzano la concorrenza e continuano ad ammazzare la concorrenza sul debito, perché i grandi club nella massima parte sono anche i più indebitati. Ed è un'economia esattamente del debito. Continui a vincere truccando le regole della equa competizione di bilancio. Quindi vinci grazie al debito e facendo ulteriore debito ammazzi la competizione verso quei concorrenti che si comportano in modo economicamente compatibile. Continui a produrre debito, non ti bastano più le risorse che questa gigantesca macchina da soldi che è diventata la Champions League ti garantisce. La prospettiva è secedere, con il pretesto del Covid che dice che ha colpito in modo particolarmente duro il calcio, ma ha colpito tutto il calcio, non ha mica colpito soltanto quei 12 club che avevano deciso di andarsene. Però entriamo in quella logica. C'è un'elite economica, tecnica e quasi, come dire, un'elite con dei quarti di nobiltà del calcio europeo che vive in una bolla sigillata, come dire, attraverso due strati di paratie. C'è uno strato economico e poi c'è uno strato di narrazione. Noi siamo i più forti, noi siamo i più ricchi, noi siamo i motori economici del movimento. E non possiamo continuare a essere penalizzati da questo sistema e da questo assetto. Quindi lasciateci andare e vedrete che se ci lasciate andare, con la ricchezza che produrremo per noi, avrete tutti quanti un beneficio. Si tratta di un ordine del discorso, ribadisco, che è assolutamente sballato, ma da un punto di vista meramente logico non ha nessuna ragione di esistere. Cioè, in punta di ragionamento logico, in punta di argomentazione, è un ragionamento che non regge da nessuna parte. Noi facciamo la ricchezza e se facciamo noi la ricchezza diventerete tutti quanti più ricchi, perché noi vi dispenseremo la ricchezza comprando i vostri giocatori, istituendo un qualche meccanismo di solidarietà. E qui ci vedi anche il riflesso di un altro ordine di discorso, il conservatorismo compassionevole. Noi siamo ricchi e vi diamo qualcosa. Ed è ovviamente un discorso che non poteva reggere, che non poteva essere accettato. Però attenzione, e qui si viene a un altro aspetto rilevante della questione sul quale non si è molto riflettuto. È passata una rappresentazione delle cose per cui i club che hanno provato la secessione erano quelli egoisti e cattivi, e fin qui ci siamo, assolutamente fuori discussione. È passato anche il discorso per cui
Il mondo istituzionale del calcio, a partire dalle federazioni nazionali per arrivare su fino alla UEFA, costituirebbe la parte dei buoni, e qui non ci siamo. Perché se questa situazione si è incancrenita economicamente, moralmente e istituzionalmente, e soprattutto se si è arrivati al punto in cui una elite autonominata di club è arrivata a essere così arrogante. Ci si è arrivati anche perché la struttura istituzionale del calcio, sia ai livelli europeo, sia ai livelli nazionali che a livello continentale, ha lasciato fare. Ha cercato l'appeasement, ha cercato la mediazione e cercando la mediazione ha continuato a alimentare gli appetiti smisurati di questi club, finché questi appetiti sono andati completamente fuori misura. E però, se infine questo esperimento della Superlega è fallito, quantomeno al momento, poi non sappiamo se effettivamente ci sarà, un tentativo di ripartenza, però se questo tentativo è fallito perché si è schiantato da sé. Non c'è stato un merito dell'UEFA, non è stata l'UEFA che ha arginato la Superlega. L'UEFA la Superlega l'aveva subita. Adesso magari fa la faccia brutta, minaccia sanzioni, però intanto non aveva avuto nessuna capacità di arginare, di prosciugare lo stagno in cui la Superlega stava venendo su. E soprattutto poi non ha avuto assolutamente la capacità di proporre qualcosa di alternativo. Cioè, le proposte che la UEFA continuava a fare era di rivedere ulteriormente il format della Champions League o delle competizioni per club, che fosse un format ulteriormente favorevole ai grandi club e che continuasse a distribuire più soldi. Secondo quel principio della ricchezza che continua a alimentare quelli che sono già ricchi, ma non abbastanza per non essere indebitati. Quindi, come vedete, siamo nel pieno di un circolo vizioso dal quale, secondo me, francamente, non si viene fuori. Se noi pensiamo, dicendo questo, dico, tiro fuori un mio vecchio cavallo di battaglia, se noi pensiamo che il calcio sia capace di autoriforma, che quindi questa autoriforma nella fattispecie debba partire dall'UEFA, e noi siamo completamente fuori strada. Il calcio non è capace di autoriforma e l'esperimento della Superlega lo ha dimostrato in modo palese. Dopodiché, altro aspetto, la questione degli sports. Noi abbiamo sentito rappresentare in modo anche abbastanza fantasioso il tentativo di avvicinare un tipo di pubblico diverso rispetto a quello tradizionale del calcio, quindi un pubblico più giovane che mostra anche probabilmente una maggiore propensione per il calcio, scusate, per gli sport anziché per gli sport tradizionali, fra cui il calcio. E abbiamo sentito anche degli interventi da parte del presidente della Juventus che parlava di necessità di guardare ai fan di Fortnite perché il vero competitor del calcio oggi sono gli sport elettronici. Addirittura si parlava di studiare dei format televisivi del calcio in base ai quali si dovrebbero vendere dei pacchetti delle partite che riguardino soltanto l'ultimo quarto d'ora, perché oggi abbiamo un pubblico giovanile che è abituato a consumare contenuti dalla copertura temporale più rapida e non possiamo proporre loro partite che durino un'ora e mezza. Ecco, io dico che se questa era la strategia di coloro che vorrebbero difendere il calcio, la ricchezza del calcio e produrre una nuova prosperità, questa era la strategia per morire. Cioè, io, ragionando da sociologo e con la massima serenità, dico che il calcio è stato per oltre un secolo, il gioco più bello del mondo, lo spettacolo più consumato del mondo. I gusti cambiano. Probabilmente stiamo assistendo anche a un mutamento culturale e dei consumi e del gusto globale che
che vede darwinianamente il calcio, gli sport tradizionali progressivamente selezionati in modo negativo. Cioè, sta avvenendo qualcosa che sostituirà. E se questo è pace, cioè io continuerò ad amare il calcio, certamente non andrò a vedere le gare di Fortnite. Le vedrò, ma non saranno certamente il mio spettacolo sportivo preferito rispetto al calcio. Ma se sta venendo fuori un pubblico che ama di meno il calcio, ama di meno gli sport tradizionali e guarda con maggior favore agli sports, non è certo l'autosnaturamento del calcio a salvare il calcio stesso dall'estinzione e dal rischio di eliminazione darwiniana. Probabilmente devi inventarti qualcosa, probabilmente dovrai proporre un calcio che sia in termini spettacolari più appetibile. Evidentemente forse il calcio più appetibile significa che dovresti probabilmente battere strade diverse rispetto a quelle su cui stai insistendo adesso e ti stanno portando alla rovina. Cioè, abbiamo avuto il calcio dei grandi campioni, il calcio patinato, il calcio iperglobalizzato, e stiamo scoprendo che questa formula, non funziona. Probabilmente dobbiamo, provare a tornare a un calcio più umano. Io non voglio fare il passatista, però riscoprire il calcio dei campanili potrebbe essere una via. Se è stato dimostrato che il calcio delle competizioni globali in questo momento è in prospettiva e perdente, probabilmente non è scendendo a patti col tuo competitor che alla lunga ti fagociterà che tu potrai sperare di sopravvivere ed avere una nuova epoca di prosperità. Dovrai andare sulle piccole leghe, esattamente il rovescio della Superlega. È stata una carta sciagurata, ribadisco, non sappiamo quanto e come potremo rivederla in auge. C'è una minaccia di azioni legali che promettono di andare via molto avanti, ma scusate, devo spegnere un attimo. Ma purtroppo, non credo che se ne uscirà tanto facilmente. Non ti sentiamo, Silvano. Okay. Sì, non mi sentite perché mi sono censurato da solo, sono cose che capitano. Allora, Pippo, ti ringrazio di questo primo round che avviene prima della pausa. Ringrazio i nostri spettatori e vi ricordo che in fase estiva lo streaming è propedeutico alla registrazione. Noi ci siamo accorti in maniera molto netta qualche giorno fa, proprio quando abbiamo fatto lo stream sulla cittadella dello sport, quindi a beneficio di chi ci ascolta in diretta e di chi ci consulterà in differita, come si diceva una volta, passo la parola ad Enzo. Sì, prima di tutto grazie, grazie a tutti, grazie a Pippo della sua esposizione. Proprio riprendendo proprio questi due punti, no? Questo calcio della Superlega e questo calcio che vogliono cercare di legarlo a questo capitalismo digitale, lo chiamo, ma queste piattaforme, no? Digitali, volevo fare alcune riflessioni. Io credo che da tempo che il calcio ha preso una determinata via. La Superlega è soltanto un ultimo momento, e ce ne saranno sicuramente altri, purtroppo, in cui il calcio è profondamente cambiato. Perché? Perché strutturalmente siamo di fronte a delle trasformazioni di tipo antropologico, culturale, in atto a partire dagli anni Ottanta. Allora, se vediamo per esempio in Italia, no? Quello che è successo agli anni Ottanta, quando Berlusconi, Mediaset prendono il Milan, c'è uno stravolgimento pieno di tutto, ne parlano anche i presidenti, perfino Spinelli a un certo punto disse: il calcio è cambiato dal momento che qualcuno prende una società e ci spende milioni e milioni, c'ha due squadre e quattro giocatori
in tribuna. Ora, detto da lui, va bene, magari non ha tanto, però effettivamente è cambiato proprio il modo anche di valorizzare il mondo del calcio e tutto il mondo della finanza che ci sta dietro. Per esempio, anche a livello di sport e pubblicità c'è stato un grosso cambiamento, mentre prima sponsor e pubblicità erano esclusivamente legati alla cartellonistica di campo, alla maglietta e tutto. C'è un giro incredibile di fatture in cui oltretutto la finanza ogni tanto interverrà perché eravamo di fronte a dei fenomeni incredibili delle squadre di Serie D, praticamente avevano dei giri assurdi, ecco. Per cui a un certo punto sono stati anche fermati. Poi successivamente a questo momento abbiamo il calcio, quello delle TV, Telepiù, cioè, prima è partito credo dalle TV britanniche, poi c'è stata la TV appunto svizzera e poi invece Telepiù ha iniziato questa nuova vicissitudine del calcio, per cui il calcio spezzatino, il calcio che doveva essere visto a tutte le ore e che diventava proprio una vera e propria forma di spettacolo. In questo senso è venuto dopo, ma è proprio diventato uno spettacolo che prima era basato su alcuni momenti della vita, che sono quelli della domenica alle 3, poi invece c'era il 90° minuto per dire l'Italia, e poi un tempo di una partita in bianco e nero. Ha stravolto proprio le abitudini, quelle direttamente legate agli spazi, ma penso anche, per esempio, al modo di concepire il calcio, come diceva Pippo prima, a livello più di bassa lega, di campanilismo, di quartiere, ecco, che effettivamente è venuto meno. Questa grande trasformazione avviene anche nel tifo, cioè non è casuale che a partire dagli anni 80 c'è una trasformazione radicale di quello che è il tifo e gli ultras, diciamo, i tifosi legati alla curva, c'è uno spostamento preciso verso dei settori della politica di destra e non più di sinistra. Non è un caso perché fa parte diciamo, di un progetto più ampio, di una trasformazione più ampia, chiaramente questa cosa qui, e anche di alcune frange della delinquenza comune, ma anche delinquenza organizzata. Successivamente abbiamo un'ulteriore fase che Pippo conosce benissimo, ci ha scritto appunto dei libri, quando i fondi di investimento entrano di prepotenza nel calcio e ci sono delle squadre. Io mi ricordo sempre quando descrivi il Porto, no? A un certo punto il Porto smette di essere il Porto dei tifosi o il Porto della società, ma diventa il Porto di alcuni fondi di investimento, uno in particolare, con operazioni di mercato precise, ecco. Per cui ecco che tutto cambia, no? Quando anche il valore dei giocatori, quando noi vediamo delle cifre, e questo si parla appunto da quando questi fondi e questi procuratori speciali entrano nel calcio, quando uno vede quel 100 milioni, 60 milioni, 30 milioni, ma anche 10 milioni, perché contano anche i piccoli praticamente. C'è dietro sempre un fondo di investimento che guadagna dal 10 al 30% di quote e ci sono dei giocatori che girano, tuttora vediamo anche il fenomeno delle plusvalenze, abbiamo visto il Barcellona, no? Con la Juventus ha scambiato due giocatori, negli anni 70 erano 10 milioni di differenza, in realtà l'hanno pagati prima 80 milioni, credo, non so, Arthur e 70 milioni Pjanic, in realtà si sono scambiati due giocatori, ma non è così, come diceva bene Pippo, sono tutti movimenti finanziari per produrre valore finanziario. Questo gioco però chiaramente ci sta portando da una parte, dove poi ci arriverò magari, dove il calcio come si intendeva prima non esiste più, ecco. L'altra cosa, non so, in un'assemblea anche Agnelli ha fatto questa, diciamo, questa riassunto, no, del calcio. A un certo punto noi dobbiamo prendere a modello, dice, della Juventus il Bayern, perché è una società che è strutturata bene nel campo, nel settore giovanile. Poi non lo faranno, credo, fra le altre cose. Però non possiamo competere con Paris Saint-Germain e Manchester City, che sono degli episodi a parte, nel senso che qui ci sono dei sceicchi che innescano una quantità di denaro impensabile anche ai tempi, diciamo, del passato. Diciamo, oltrepassano il fair play finanziario, perché poi sappiamo bene, no? Quando loro hanno preso Neymar, il Paris Saint-Germain, a 220 milioni, poi prendono però in prestito, in realtà era comprato Mbappé a 180, erano già schiacciati, no? Dalle regole del fair play finanziario, in realtà lo bypassano con un gioco che, cioè, tutti. Ecco,
Ulteriormente, questo qui si inserisce nel secondo punto che aveva evidenziato anche Silvano, il problema è che siamo di fronte alle piattaforme digitali, quindi ai social che intervengono direttamente nel calcio. Ora, si diceva l'altra volta con Silvano, non si sa bene come questo legame sia diretto o indiretto e chi è in questo momento per il calcio, per lo sport più potente, però sicuramente il calcio di prima non esiste più in quanto i grandi campioni sono grandi sia nel campo probabilmente, ma anche in Instagram, in TikTok, in tutte quelle visualizzazioni che hanno. I ragazzi attuali vedono Ronaldo sembra che guadagni più in Instagram che nello stipendio della Juventus, però qual è il discorso? Che il modo di rapportarsi dei ragazzi giovani è legato alla singola giocata, al singolo occhiata, all'abbigliamento, a una forma spettacolo che prima non esisteva, ecco. Ora io sì, sicuramente c'è da dire, ci sarebbe da dire mo molte altre cose, no? Per esempio mi veniva in mente il replay che la Sony Interactive Italia ha fatto nei replay, non so se l'ha usato in Coppa Italia, ora comincia a usarlo dovunque. Praticamente cosa succede? Nei replay utilizzano una funzione, una telecamera che è tipica della PlayStation. Non è più una telecamera per far bene, diciamo, l'azione, ma è proprio tipica per far vedere come se fosse il mondo della Play. Mi sembra nella Coppa Italia hanno iniziato a utilizzarla, però è proprio un rapporto tra la ripresa di una partita di calcio e appunto una ripresa da PlayStation. Oppure guardiamo le TV digitali, cioè vediamo Amazon o Netflix che si sono impossessati in maniera molto leggerina, devo dire, del calcio, no? Per esempio sul film su Totti, ma è ancora più leggerino Netflix col film su Baggio. Quindi c'è un tentativo di rapproparsi, diciamo, di questo settore, però credo che il discorso principale rimane che il calcio a cui eravamo forse legati, come diceva Pippo, diciamo, non esiste più per questa serie di passaggi che producono un vero e proprio cambiamento antropologico, ecco, nelle persone e nel modo appunto di vivere il calcio. Ora io mi fermo un attimo, volevo poi dire magari qualche altra cosa, ora soprattutto magari nel momento che se Pippo deve fare appunto questa telefonata e ti passo la parola a Silvano. Ok, io aggiungo un paio di cose così per il dialogo con Pippo quando torna dalle Alpi svizzere. Ci sono secondo, a parte ringrazio sia Enzo che Pippo per due interventi ugualmente stimolanti. Ora dico subito che a me convince molto lo schema di Pippo dell'assimilazione dell'economia calcistica alla trickle-down economics. Che purtroppo si rivela sempre la solita, scusate, visto che siamo un ambito, possiamo anche scendere di livello linguistico, la solita fregatura. Perché la trickle down economics cosa prevede? Prevede una crescita del PIL dove crescono i redditi, ovviamente i redditi dei ceti più alti e aumentano i poveri. Quello che sta purtroppo accadendo nel calcio, con un livello di desertificazione anche di grandi società che è evidente. Io proprio ne parlavo ieri con Enzo e con Corrado, ero impressionato dalla scomparsa dei grandi club dell'est nel calcio europeo, i grandi club soprattutto anni 60 e 80, che popolavano quarti di finale, semifinali, finali e pure vittorie di coppe, e oggi sono letteralmente scomparsi. Cioè è molto difficile vedere un club dell'est, salvo un paio di volte lo Zenit e lo Shakhtar che hanno vinto ormai una dozzina di anni fa l'Europa League. Quindi, da questo punto di vista, questa economia del debito si riproduce e soprattutto, come si potrebbe dire, non fa altro che favorire i più ricchi, i quali ne propongono sempre nuove edizioni. C'è un aspetto di cui dobbiamo tener conto, che è questa mutazione del mondo videoludico, che comincia a premere, sul calcio. Che è un aspetto che ha diverse, secondo me, diversi temi, tutti ugualmente complessi, che vanno letti, visto che ormai io ritengo che come la contaminazione del mondo videoludico rispetto al calcio sia irreversibile.
sia dal punto di vista simbolico, estetico, iconico, ma anche dal punto di vista economico e di produzione dello spettacolo. Però non credo, ci vuole sempre una goccia di speranza, che il calcio, così come lo conosciamo, scompaia. Esattamente, permettetemi una battuta, visto che non siamo nessun dipartimento, quindi possiamo anche essere un po' più liberi nelle battute. Sarebbe esattamente come pensare che Pornhub avesse eliminato il sesso, l'ha cambiato. Cioè, sono cose diverse da questo punto, da questo punto di vista qui. Però siamo di fronte a mutazioni forti che vanno capite e soprattutto vanno governate nel momento in cui vogliamo assicurare un modello di calcio gratificante, autentico, legato allo spirito collettivo, legato a una dimensione di euforia e di narrazione popolare che il calcio ha caratterizzato il calcio da sempre, da questo punto di vista. Cioè, sono mutazioni che vanno capite e soprattutto sono mutazioni che si possono anche indirizzare, perché noi dobbiamo stare attenti, specialmente nella prima generazione di fruitori del mondo videoludico, calcistico, cioè quella degli anni 90, i più grandi fruitori di videogiochi sono anche i più grandi tifosi delle curve, così come li abbiamo conosciuti. Le cose cambiano con gli anni 2000, però questo non significa che tra questi due mondi ci sia la dissolvenza dell'uno o la separazione tra l'uno e l'altro. Però, questo poi magari riprendiamo la discussione successivamente, c'è una cosa che vorrei dire. Io mi ero molto stranito, sono stato molto colpito dal fatto che il principale attore economico e finanziario apparso sulla scena della Superlega fosse JP Morgan. Ora, siccome quel mondo, avendoci scritto un po' di roba, lo conosco, sono rimasto colpito da un piccolo dettaglio. JP Morgan non è una banca qualsiasi, è la banca che ha fondato la Federal Reserve nel momento in cui, come si potrebbe dire, la crisi del finanziaria del 1907-1908 arrivava a maturazione. Quindi JP Morgan interviene in aspetti sistemici, come lo ha fatto durante la crisi Lehman del 2008. Quando ho visto che JP Morgan era promotore della Superlega, veramente mi sono alzato dalla sedia, perché l'attore non è uno squalo qualsiasi. E di lì ho anche capito una cosa, che JP Morgan ovviamente ha visto i grandi numeri in crescita del mondo degli e-sport. Il primo grande evento in diretta degli sport americani è secondo solo complessivamente al Super Bowl. Quindi stiamo già parlando di numeri di notevole dimensione dal punto di vista economico-finanziario. Dice, allora, pigliamo questi numeri e mettiamoli direttamente dal calcio digitale al calcio reale. Non funziona così da questo punto di vista, però è per capirsi rispetto alla spinta, diciamo che così danno gli sport a questo genere di fenomeno. Ora, io se non ho ulteriori indicazioni da Pippo, continuiamo con la sedia vuota. Da questo punto di vista, poi quando riappare continuiamo la trasmissione. Quindi, da questo punto di vista, faccio un ping pong con Enzo. Enzo che si è occupato sul codice rosso di videogiochi, si è occupato di capire una serie di fenomeni che riguardano il rapporto tra videogiochi, fruizione giovanile, ma anche sport. E qui te la faccio io una domanda, così continuiamo la discussione. Pensi che il pubblico che oggi si occupa di videogiochi sia così lontano dalla fruizione calcistica, non dico televisiva, ma anche dal vivo? Oppure ci sono delle mutazioni, come si potrebbe dire, che escludono il consumatore di videogiochi rispetto al tifoso, co così come l'abbiamo conosciuto? Perché ovviamente qui chiudo, è una discussione, si mettono gli elementi sul tavolo. Io posso dire, conoscendo il fenomeno, che i videogiochi degli anni fine anni 80
inizio anni 90, inizio anni 2000, sono videogiochi che alimentano la dimensione del tifoso allo stadio, eh? Cioè sono il prosieguo dell'esperienza dello stadio con altri mezzi. Prego, Enzo. Ok, sì, allora da una parte credo che ci sia un proseguimento, nel senso che c'è sempre comunque una storia che continua e sicuramente nella prima parte della storia dei videogiochi c'è un collegamento diretto. Ora il problema che mi pongo è che forse però negli ultimi 10 anni c'è una vera e propria accelerazione tecnologica, un'accelerazione tecnologica che comporta un vero e proprio... mutazione antropologica, cioè io credo che i giovani, ma anche i meno giovani, insomma, sono fasce ampie, no? Anche quando ho fatto l'articolo, in Inghilterra la fascia dei videogiocatori arriva a età, insomma, molto, molto alte, no? E quindi questo ha profondamente cambiato il modo di rapportarsi, ecco, con lo sport. È vero che ci sono delle competizioni che assumono proprio dei caratteristiche. Caratteristiche psicofisiche incredibili, no? Cioè prestazioni, campioni, difficoltà e tutto. Però io ritengo che l'aspetto, quello relazionale, quello dello stare insieme, in questo momento non parla a favore, ecco, diciamo, di una continuazione di questo rapporto tra un giovane, da un utilizzatore di videogiochi e il calcio come l'abbiamo sempre considerato. Ci sarà, ecco, quello che sono convinto che se ci deve essere un grande cambiamento a favore anche di un qualcosa che riavvicina più la persona e le persone fra di loro all'essere insieme, avverrà strutturalmente, avverrà a livello di insieme. Perché, ecco, ieri l'altra volta un nostro amico ci disse: forse voi siete però troppo interessati al calcio, no? Come rivista online, tutto così. In realtà, cioè, da una parte potrebbe essere vero anche per disposizione personale, perché molti di voi, come te, Andrea, Leandro, insomma, lo vivono da tanto tempo. Però è vero anche che il calcio, comunque, come altri settori, potrebbero essere la musica, l'arte e tutto, è comunque legata a un processo di cambiamento strutturale della società. Quindi, se deve avvenire un qualcosa nel futuro, ecco, quindi un cambiamento che metta di nuovo in gioco il giovane col calcio, il rapporto, ma anche a livello relazionale, a livello del vivere insieme, questo avverrà però in un insieme che sarà sicuramente un insieme politico, economico, sociale, culturale e anche digitale diverso. Sicuramente non si può tornare indietro. Ecco, questo il calcio nostalgico ci piaceva. Ora io poi appunto volevo proseguire il mio discorso ponendo delle questioni, però ecco, il calcio di un tempo non tornerà. Un calcio, un modo di relazionare sia allo sport, al vivere, secondo me è fondamentale, soprattutto dal punto di vista del giovane, ma non diciamo non relazionarsi, non capire che siamo di fronte a un fenomeno mondiale di portata incredibile come quello dei videogiochi, degli sport, sarebbe folle, ecco, non vederlo questo aspetto qui. Io non so, volevo continuare appunto proprio perché l'intervento di prima su due questioni, ecco, il raffronto a questo calcio di prima, no? Il calcio della poesia, il calcio dello 0-0, il calcio della partita combattuta, del derby, oppure di figure determinate del calcio, penso a Meroni, a Best, anche a Gigi Riva, fino ad arrivare forse il limite potrebbe essere proprio Maradona, in questi famosi anni 80, diciamo 90, ecco. C'è proprio una differenza tra quel calcio più emozionale che si viveva nei bar, nei quartieri, negli uffici e quello che si sta diciamo, verificando in questo momento. Io sono sempre legato a livello di letteratura a Osvaldo Soriano, no? Che ha scritto quei due bellissimi racconti, cioè, molte cose sul calcio, però ha scritto due bellissimi racconti che consiglio davvero a tutti quelli che amano il calcio, che sarebbe Obdulio Varela, che sarebbe il re del centrocampo, cioè che è il centrocampista uruguaiano, che nella finale nel 1950, nel Maracanã, nella finale mondiale, praticamente quando il Brasile segna, e quindi non poteva essere che era un Brasile molto forte, quindi l'avrebbe fatta a pezzi a quell'Uruguay, che cosa fa? Prende il pallone e lo porta molto lentamente al centro del campo. E quindi sembra che questa cosa abbia nervosito sia i giocatori brasiliani, il pubblico brasiliano,
e poi alla fine riescono a vincere 2-1. Poi in realtà l'Uruguay era forte, cioè aveva fior di giocatori, ecco, per poterlo fare. No, non è... Però Soriano prende proprio questo episodio, mi fa capire come quel bar, poi lui va in un bar di Rio e incontra tifosi, persone. Quindi il calcio prosegue a livello proprio di discorsi, relazioni, vivere insieme. E non aveva, cioè, diventa un calcio, ecco, letterario, poetico, ecco. La stessa cosa lo fa nel rigore più lungo del mondo, che questo rigore che si trascina in una settimana, 2 settimane, e coinvolge, questa volta siamo in un calcio minore, un'intera città, un'intera cittadina, quindi le relazioni non soltanto nei bar, ma anche nelle camminate, le relazioni amorose e tutto, tra questo portiere e questo giocatore che dovrà battere il rigore, che poi verrà parato e questo portiere, diciamo, andrà nella storia non del calcio, ma nella storia sicuramente della letteratura, ma di quella di un cittadina. E questo è il primo punto, che questa questione, questo calcio sicuramente non avrà modo più di rivenire fuori, però sicuramente un altro tipo di rapporto con lo sport è necessario. L'altro punto che mi interessava, legato molto sempre ancora alla questione dei videogiochi, e il fatto dello sport giovanile, ecco. Lo sport giovanile, che in altre volte abbiamo fatto anche degli articoli in questa cosa, per questo argomento, perché è chiaro, con la pandemia in corso, con la crisi delle società sportive dilettantistiche, e con questi giocatori che fin da piccolo vengono allenati per poi essere rivenduti, creare plusvalenze, ecco, tutto questo aspetto qui sta creando un allontanamento del giovane, ecco, rispetto allo sport come dovrebbe essere. E qui subentra un discorso politico e anche a livello cittadino diverso. Credo che sia compito dei movimenti e delle istituzioni anche, appunto, comunali, creare un insieme con queste società sportive per favorire il reinserimento del giovane. Pensiamo a un giovane che non solo ha dovuto subirsi la DAD e tutto, ma è stato proprio bloccato completamente in questo anno e mezzo di pandemia per le sue attività sportive. E tutto questo andrebbe, ecco, riconsiderato, ecco, ripreso da un punto di vista sia istituzionale e sia dal punto di vista dei movimenti. Ecco, creare degli spazi, dei tempi che ricolleghino, riuniscano il giovane con i suoi coetanei, ecco, vivendoli in maniera diversa, ecco, in questo tipo di relazione. Ma io Enzo, volevo dire un paio di questioni che sono importanti, almeno credo, e che emergono sia dall'analisi di Pippo che dalla tua sulla questione delle mutazioni del calcio. Ora, le mutazioni del calcio, vabbè, sono mutazioni ovviamente antropologiche dello spettatore, ma come stiamo vedendo, sono anche una mutazione della natura del calcio, che è divenuta anche una seconda natura digitale. Ma a me la cosa non spaventa, anzi, probabilmente invito ad avere un altro approccio antropologico rispetto a questi cambiamenti. Questo sdoppiamento in più dimensioni del calcio comporta delle perdite molto forti. Ecco Pippo, che salutiamo di nuovo, ma comporta anche delle opportunità. Ora, ti chiedo una Sono sola ognuno fra cosa. voi. Sì, no, ti chiedo se ti hanno fatto fare come Polpo Paul dei mondiali No, 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 del... non mi cimento su queste cose. Non c'è niente di male, non so se mi No, spiego. ma fra l'altro i pronostici li sbaglio sempre, quindi. E vabbè, io no, perché sono un tifoso del Livorno e a lungo, negli ultimi 2 anni, è stato molto facile indovinarli. Però questo è un Immagino. altro. Ti volevo dire, no, inserisciti come preferisci, poi dopo ti riprendiamo noi da questo punto di vista. Sì, vabbè, ora mi sono perso un pezzetto dei vostri discorsi, quindi riprendo quello che diceva Enzo. Ci sono tutte queste suggestioni a trasformare il calcio in uno spettacolo più in linea con i gusti del pubblico attuale, quindi una certa tendenza verso l'elettronico, verso il consumo pay.
verso i contenuti riservati, è tutto ciò che porta il calcio distante dalla sua radice popolare di grande fenomeno rituale, che è sempre stata la sua caratteristica. Purtroppo, io credo e temo che non ci siano abbastanza anticorpi presso quella che continua a essere la comunità del calcio, i tifosi. Noi in questo momento abbiamo soltanto una piccola parte di questa comunità, disposta a mobilitarsi e a resistere, perché di questo si tratta, di resistere. Non dobbiamo avere timore di usare un termine come resistenza, perché si tratta di una resistenza culturale. Però la comunità del calcio a cui faccio riferimento in questo momento ha soltanto una piccola parte che sia disposta a resistere. Molta altra parte è stata già conquistata, è stata colonizzata o semplicemente è andata persa. C'è un popolo in generale del calcio che in termini numerici va assottigliandosi, perché stiamo scoprendo che il calcio sta diventando un fenomeno generazionale, che le nuove generazioni non sono così appassionate, non lo amano così tanto, non c'è quel seguito di massa al quale eravamo abituati con le antiche giovani generazioni. Adesso le giovani generazioni guardano un altro. Intanto il calcio giocato materialmente per loro è qualcosa di alieno, così come qualsiasi altro sport giocato. Preferiscono i giochi elettronici, che possono diventare anche quelli degli sport che non abbiamo visto, ma nella misura in cui anche quelli comportano una performance fisica non indifferente. Però questo comporta anche che ci sia questo mutamento che fa sì che presso le giovani generazioni non ci sia più tutta questa voglia di giocare il calcio, di seguirlo, di vedere il calcio nella sua forma tradizionale e non nella sua forma elettronica. E anzi, si ha sempre più l'auspicio che il calcio vero somigli alla sua versione elettronica e non viceversa. Siamo quasi entrati in questo meccanismo di iperrealtà, cioè la realtà che cerca di somigliare all'immagine che ne viene data. Noi abbiamo oggi un calcio vero che cerca di somigliare al calcio dei videogame, perché quella confezione estetica, quel tipo di luci, quel tipo anche di gestualità che noi vediamo nel calcio elettronico fa tendenza, è qualcosa che affascina le giovani generazioni, e questa rincorsa del mondo del calcio a inseguire la sua immagine avatar è, a mio giudizio, la testimonianza più potente di quanto sia in crisi questo gioco. E torno al punto: purtroppo, in quella che è stata la comunità tradizionale del calcio, della quale noi, tutti quelli che siamo qui in questo torrido pomeriggio ad ascoltarci, e se siamo qui è perché facciamo parte di quella generazione, di quella comunità del calcio. E purtroppo temo che siamo sempre di meno quelli disposti a mobilitarci, a difendere il calcio per quello che è sempre stato, un grande rito popolare, un pezzo della cultura popolare di massa. Il calcio è democrazia, innanzitutto. Stanno cercando di trasformarlo in un grande spettacolo, in un grande consumo elettronico che, per continuare a stare sul mercato, deve manipolare se stesso in ogni modo. E il mio grande timore è che le forze che vogliono il calcio così diverso da se stesso, se non hanno già vinto, sono molto vicine a vincere. E noi possiamo, ribadisco, provare a resistere, provare a veicolare il messaggio, ma sapendo che è una missione molto difficile. Molto stimolante. Mi viene a mente un paio di questioni che rilancio a te, ma rilancio anche a Enzo. Vabbè, io oggettivamente appartengo, come tutti noi qui, a una generazione. Ci pensavo l'altro giorno, banalmente, io ho avuto la fortuna di giocare a pallone
oggi si chiama street soccer, in tre luoghi che se lo fai adesso rischi veramente ti sparino. Piazza Santa Croce a Firenze, davanti al Platino, davanti al Battistero a Pisa e davanti all'ambasciata americana a Parigi. Bellissimo posto per giocare a pallone, però se ti avvicini veramente arriva il drone e ti spara. Banalmente c'è anche una questione di spazi urbani, come si direbbe, che sono di molto mutati da questo, chiunque di noi ha giocato per strada e conosceva il sottile equilibrio tra giocare e far passare automobili. Oggi non è così. Già faceva parte del gioco, però io vi dico una cosa, un po' rilanciando i temi, un po' facendo l'avvocato del diavolo. Ora io sul rapporto tra calcio e videogiochi non ho scritto ne mai niente, però mi sono occupato, ho fatto un paio di articoli professionali su videogiochi e radicalizzazione politica e soprattutto in materia di Islam. Mi sono interessato soprattutto, cioè l'ISIS è stato un importantissimo, secondo me, campo di analisi per capire i videogiochi ben oltre la dimensione ludica che conosciamo. Allora, il panorama, poi non è un problema dirlo fra di noi, come diceva Enzo, l'uso dei videogiochi si è esteso ben oltre le fasce d'età, diciamo, immaginate dall'opinione pubblica, tanto che i cosa mi si chiama. Dal punto di vista statistico, la maggior fascia di videogiocatori è quella oltre i 50 anni. Anche questo è un aspetto importante. Questo per dirvi che ovviamente sono videogiocatori e sono anche modder, cioè modifico videogiochi di calcio. Quindi conosco questo mondo e se una volta riesco a trovare un po' di tempo, magari ci scrivo anche due cose un po' più ragionate da questo punto di vista. È un mondo molto diverso. Da come tutti i mondi quando si analizzano così da un punto di vista antropologico. Cioè sicuramente esiste la fascia di cui diceva Pippo che possiamo chiamare un gorgo destinato a travolgere il calcio così com'è se il processo è di assimilazione delle regole degli sport alle regole del calcio così come lo conosciamo tempi, stacchi pubblicitari, gestualità, ruolo del pubblico, tutto rischia di essere stravolto, questo sappiamo da questo punto di vista, ma non è solo questo. Io faccio un esempio, conosco delle patch di videogiochi, patch di videogiochi calcistiche, che vanno moltissimo e che generano un'economia anche interessante, un'economia legata alla monetizzazione. Dei download che sono tutte patch di squadre del calcio classico, cioè i giovani prendono, si scaricano queste patch e giocano le finali degli anni 60, degli anni 70, con stadi che graficamente sono stati adattati all'estetica di quel periodo. Questo non è solamente un effetto nostalgia, di chi poi la nostalgia la può provare perché non è nato in quel periodo. Ma semplicemente una rimodulazione di un'esperienza calcistica non assimilabile al mainstream, perché poi c'è anche questo da questo punto di vista. Perché c'è un aspetto che io considererei, che trovo molto interessante. Dagli anni 90 fino all'inizio degli anni 2000, l'esperienza del videogiocatore è il continuare l'esperienza del tifoso dello stadio con altri mezzi perché si giocava solamente all'epoca, fortunatamente, sottolineo, si giocava solamente la domenica, invece, diciamo, c'è una necessità di giocare più grande. Però non è ancora il periodo delle partite online, l'aspetto di connessione dello stadio lega l'esperienza videoludica di casa. Io allo stadio all'epoca vedevo tranquillamente scambiare i disc, quelli dei videogiochi. Non so se mi spiego, fa capire che lo stadio è un elemento connettore anche di questo fenomeno. Con l'emergere delle piattaforme oggi e prima ancora con l'emergere di tecnologie di connessione sempre più potenti, l'esperienza di connessione è completamente cambiata e soprattutto ha cambiato l'esperienza importante, quella della socialità di gruppo. Per cui noi vediamo le persone allo stadio come calciatori con le cuffie che non si conoscono.
e non si parlano, mentre noi abbiamo conosciuto allo stadio l'esperienza di parlare con il proprio vicino di stadio come se fosse il tuo migliore amico e di salutarsi poi e magari di rivedersi dopo mesi o mai più. Quindi è un'esperienza liminale molto forte quella dello stadio. Però questo non significa che l'esperienza liminale dello stadio, nella dimensione della connessione, della socializzazione, così come la conosciamo, sia scomparsa, si è semplicemente ridislocata. Si è ridislocata in una sovrapposizione tra l'esperienza televisiva, l'esperienza dello stadio, l'esperienza della connessione, che guardate è anche un'esperienza di socializzazione, non è solamente un'esperienza di spersonalizzazione, che sta producendo un tifoso di tipo nuovo, non necessariamente compatibile con le regole del calcio moderno. Perché è abituato a scaricare gratis, perché è abituato a scaricare patch che danno un'autenticità culturale, perché segue il calcio e se l'evento è interessante va anche allo stadio. Ora, chiaro, dopo il Covid dovremo vedere quanto questo tipo di tifoso, come si potrebbe dire, mutato rispetto al passato, esiste, o quanto questo tipo di tifoso prende piede rispetto ad altri. Perché il calcio ce l'ha un aspetto, e qui chiudo con una citazione dopo. Il calcio produce un livello di socializzazione liminale, cioè di rottura delle barriere della socializzazione, che si fa sentire anche nella sua dimensione elettronica digitale. Certo, ovviamente come si potrebbe dire, a dimensione del tutto mutata, cioè abbiamo antropologicamente un altro soggetto. E qui chiudo con la citazione colta, che è questa, cioè c'è un rapporto tra, come si potrebbe dire, mutazioni antropologiche e tecnologia, modernizzazione, che a mio avviso non dobbiamo mai trascurare, che è quello rappresentato dal grandissimo saggio di Walter Benjamin su Nikolaj Leskov. Ora, ovviamente, nella prima parte del saggio, Benjamin è molto attento a spiegare la scomparsa delle figure della narrazione, cioè la modernizzazione fa scomparire delle figure della narrazione, proprio delle figure stabili, cioè il narratore che rimane sul luogo e il narratore viaggiatore, quello che racconta agli altri esperienze di altri mondi. Con la modernità, come sappiamo, queste figure sono polverizzate. Ora, l'esortazione metodologica di Benjamin in questo saggio, che mi ha scritto, mi avviso, è scritto, cioè a livelli di virtuosismo tecnico, narrativo come pochi nella storia della filosofia del Novecento, è qui molto chiara e molto semplice. Dice: stiamo attenti perché le figure della modernizzazione, ciò che liquidano le figure della narrazione così come le abbiamo conosciute, sono figure che possono produrre nuova bellezza differente rispetto al passato. Ora, dal punto di vista proprio metodologico, a mio avviso, l'esortazione in un mondo che è completamente cambiato rispetto a quella a cui siamo nati, cresciuti, vissuti, anche maturati, è quello di saper cogliere queste figure di questa nuova bellezza, che sono un ibrido tra il passato e il presente, per salvare quella esperienza straordinaria che è l'esperienza della partita di calcio vissuta o da protagonisti o da spettatori. Io volevo solo lasciare la parola più a Pippo perché per concludere, avevi finito, no? No, volevo soltanto dire due cose velocissime. Una, come ho fatto l'esempio, no, di quello che è capitato a partire dagli anni 80, è chiaro che il calcio è un momento, ma in realtà quello che è capitato è capitato. La grande ristrutturazione del mondo del lavoro, ci sono stati dei cambiamenti epocali. A me piace moltissimo la musica, quindi la musica delle discoteche è piombata, diciamo, quasi dal nulla e ha cambiato proprio i termini relazionali della musica. Tutti i movimenti del 70 sono andati a scendere. Non so, il problema della droga, dell'eroina, come è stato gestito, è un insieme. E sono d'accordo con Pippo, perché quando dice è chiaro che in qualche maniera bisogna resistere per cercare di far risuscitare oppure di ricreare un nuovo modo di fare sport, di fare calcio, soprattutto tenendo conto dei più giovani, no? Di quello che diceva anche Silvano, non c'è soltanto lo spettatore, ma c'è il bambino che gioca nella città, nel parco pubblico, sotto la via, a distanza, diciamo,
minima, ecco, perché è quello che poi alla fine conta. Ma se questa resistenza ci sarà, è chiaro che ci sarà, come è avvenuto un processo inverso, nel senso che c'è stato un cambiamento strutturale su più campi, ci sarà anche in altri campi, ecco. Quindi se ci dovrà essere resistenza, resistenza che porterà i risultati, sarà perché ci sarà un insieme che piano piano si modificherà, quindi all'interno del mondo del lavoro, del mondo delle strutture cittadine, della musica, del teatro, di tutto. E comunque tenendo conto che è importante quello che ha detto Silvano, non possiamo tornare indietro, non è che ci sarà un risuscitare il mondo, la poesia del calcio degli anni 50, però ci sarà, se ci sarà, sarà un insieme di cambiamento. L'altra cosa, niente, volevo ringraziare Pippo, non solo per queste due presenze, ma anche per il lavoro che fa, per unire calcio, sociologia. A me sono piaciuti moltissimo quando li lessi questi libri sui fondi di investimento, perché mi hanno aperto un mondo che in quel momento io non, diciamo, non conoscevo. E per ultimo, se ci vuoi fare un pronostico per l'Europeo, nonostante gli sbagli, no, scherzo, questo non è. Grazie a tutti, anche a Silvano. Il pronostico che sicuramente sbaglierò: vince la Svezia perché ha un modo di giocare neo-italiano, ha riportato il catenaccio al centro del calcio. Quindi è un pronostico talmente sballato che se veramente lo azzecco sono un genio, se non lo azzecco è chiaro che è stato detto per ridere, per cui io spero che vinca la Svezia. Detto ciò, sono io che vi ringrazio e sì, sono d'accordo per ricollegarmi con quello che è stato detto, che comunque tutti i discorsi che abbiamo fatto vanno calati in un vastissimo mutamento del gusto relativamente ai consumi culturali, agli stili e soprattutto un mutamento dei sistemi economici globali odierni. Evito di entrare in un discorso che richiederebbe un'altra sessione di riflessione, ma è il segno della definitiva transizione dalle economie fordiste alle economie post-fordiste che sposano definitivamente il modello loisir and entertainment. Noi oggi viviamo un'economia dei servizi che è incentrata completamente sull'entertainment, cioè sull'intrattenimento, sullo svago, sul divertimento, sui servizi, sulla produzione di servizi che vanno in quella direzione e che sono economie essenzialmente esperienziali. Tutti quanti siamo alla ricerca di esperienze sempre nuove, sempre più stimolanti. Il calcio sta cercando di entrare in questa economia, il che da un punto di vista di logica industriale non è un errore. Bisogna vedere quanta parte della tua anima vuoi vendere per stare in quell'economia, e se ci vuoi stare a tutti i costi, e starci a tutti i costi significa che sei veramente disposto a sacrificare ciò che non dovresti. Io credo che la Superlega sia stato un segno potente di un calcio che in questa economia ci vuole stare a tutti i costi e si venderebbe l'anima. La conclusione di quell'avventura, almeno per il momento, è stata negativa, però dobbiamo avere cura proprio di questo, che il calcio quantomeno non venda l'anima, che provi a stare completamente dentro questa economia, che è l'economia attuale e di un bel pezzo di futuro, ma che per starci dentro non si snatori più del dovuto. Allora, visto che i ringraziamenti fanno sempre bene, io vi ringrazio tutti e due. Non mi posso ringraziare me stesso perché insomma sarei abbastanza comico. E ovviamente vi invito nella Camera Oscura per i saluti successivi alla trasmissione. Ringrazio le persone che hanno partecipato e ringrazio le persone che andranno successivamente a guardare la registrazione della trasmissione dicendo una cosa, che se pandemia permettendo le cose migliorano, vogliamo organizzare finalmente un qualcosa dal vivo legato proprio all'economia territoriale dello sport. Vi ringrazio tutti, buon proseguimento, visto che siamo anche tifosi di calcio, divertiamoci con gli europei. E grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao.
Allora, abbiamo Corrado, ci sei? Aspetta. Sei live, chiudi. Ma per davvero, ma sono cose. Sì.